casomai non lo sapessi. Noi scheletri salutiamo così. Niente. Beh, non mi sorprende. Come scheletro non sono un granché al momento. Mi manca qualche osso. 204 per la precisione. Insomma, non riesco a trovare il mio corpo. Imbarazzante, sì, lo so. A proposito, io sono T-Bone. Ho sentito il fracasso che facevi. Roba da svegliare i non morti. Tipico umorismo d'oltretomba. Pubblico difficile. E poi dicono che il morto sono io. Ehi, tu sei uno Skylander, giusto? Vorrei tanto che qualcuno mi aiutasse a trovare il mio corpo. Che ne dici? Vuoi aiutarmi a trovare le parti che mi mancano? Ah, grazie un milione. Ti stringerei la mano, ma... non so bene che fine abbia fatto la mia. Beh, non importa. Sarà meglio seguire la linea tratteggiata. Non preoccuparti per me. Rimetterò insieme i miei pezzi strada facendo. Sono sicuro che le mie ossa sono qui da qualche parte. Perfetto! Oh, sì! Mi sento già meglio. Dai, continua a cercare. Ehi! Vuoi trovarle o no le mie ossa? Non ringiovanisco mica, sai? È difficile quando sei morto. Ehi, io sono uno di quelli che vedono sempre il corpo mezzo pieno. Ancora un osso e sarò di nuovo l'anima della festa, l'anima trapassata. Oh sì, baby, che bello poterle far sbatacchiare di nuovo. Ciao, ciao, ciao! Senza offesa, T-Bone, ma non ho potuto fare a meno di notare che la tua testa sarebbe un ricettacolo perfetto per la prossima sorgente eterna. Non hai mica una testa di scorta, per caso? Fammi controllare, una testa di scorta. No che non ce l'ho una testa di scorta! Beh, i viventi, non puoi vivere con loro, non puoi! Lasciamo stare. Ti dirò, guanciotte, so dove trovare una testa in buone condizioni. Non bella come la mia, ovviamente, ma insomma... Anzi, più che altro, è una maschera, può andare. Perfetto! Puoi accompagnare il nostro Skylander? Beh, visto che mi avete aiutato a recuperare il resto del mio corpo, penso di potervi dare una mano. Dipende da te. Te la senti di scendere agli inferi? Perfetto, andiamo! Oh, oh, ti piacerà, vedrai! Maschera Teschio, credo di sapere dov'è. Se ci pensi, è ridondante avere una maschera Teschio qui agli inferi. Chi vuoi che la indossi? Siamo tutti Teschi, è stupido. Ok, andrà tutto bene, ammesso di non imbatterci in qualche ragno. Scusa, ma dovrai arrangiarti da te. I Lander dell'elemento non morto sono più forti in questa zona. Ah!
Da giovane, io, Aeon, ero un umile sguattero al servizio del padrone dei portali, Nettibum. Si resero conto che non ero un ragazzo normale quando a 8 anni attivai il portale di Nettibampo e lo teletrasportai, probabilmente per puro caso, nel bel mezzo del mare di immondizia. Skylander dei non morti per aprire questa porta. Addio per sempre.
Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Yeah.
Gli Skylander dell'elemento magia sono più forti in questa zona. Sono davvero colpito. Hai veramente trovato la maschera Teschio? Non male per un vivente. Hai un odore strano, ma sei a posto. Scusa per prima, è che i ragni mi rubano le ossa. È una lunga storia. Facciamoci una bistecca insieme e te la racconto, ok? Eccellente! La maschera Teschio del re filosofo Mortalanus, signore supremo dei non morti. La maschera Teschio si adatta alla perfezione, manca solo la sorgente eterna dei non morti. Ottimo! Ehi, Polpettina! Se stai cercando una sorgente eterna dei non morti, conosco un tizio che... Non stiamo cercando una sorgente eterna dei non morti, ma la sorgente eterna dei non morti! Beh, ma è ovvio, lo sapevo! Quante altre vuoi che ce ne siano? Splendido! Andiamo a prenderla! Ehi, rallenta un attimo! Non puoi mica entrare e prendertela! È sorvegliata da alcuni ghoul nella cittadella spettrale. Spettrale? Beh, lo dice il nome stesso. Per entrarci avremo bisogno del passepartout scheletro. Capisco. Sai dove possiamo trovarlo? Beh, sì, l'avevano preso in prestito degli zombie, ma non sono tornati. Già, di solito ritornano. Ma se uniamo le nostre teste, voglio dire in senso figurato, ce lo riprenderemo senza problemi? Che cosa ne dici? Non mi mangerò il fegato per questo. Sarà perché non ce l'ho. Visto che mi avete aiutato a recuperare il resto del mio corpo, penso di potervi dare una mano. Ok, andiamo. A dire il vero, morivo dalla voglia di tornare in quella cripta. Beh, non è che morivo proprio, ma insomma, hai capito?
Ci siamo. Il passepartout scheletro è da qualche parte dentro questa cripta. E non temere, questa volta non ti volterò le spalle. Cerca di non allontanarti troppo, però, altrimenti rischiamo di perderci di vista. Beh, forse è meglio se ti aspetto qui. Gli Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Per sconfiggere gli zombie, devi trovare Skylander dell'elemento fuoco, oppure trovare un'altra fonte di fiamme. I lander dell'elemento non morto sono più forti in questa zona.
Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Usa uno Skylander della tecnologia per aprire questa porta. I lander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Sfida eroica fallita.
completata. Ottimo lavoro. Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona.
Gli Skylander dell'elemento non morto sono più forti in questa zona. Gli Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona. Gli Skylander dell'elemento non morto sono più forti in questa zona. Wow, hai trovato il passepartout scheletro. Questa chiave apre le porte della cittadella spettrale e fa anche questo. Incredibile, eh? È comodo per guardare dal buco della serratura. Oh, sì. E questa me la conservo per dopo. Ok, si sale. Intimo donna, articoli per la casa. Terra dei vivi. Ah, santo cielo! Che ci fa la tua testa attaccata a quella chiave? Beh, è una chiave scheletro, no? Badabam! Comunque, ora che questa faccenda è sistemata, possiamo partire per la cittadella spettrale quando vuoi. Che ne pensi? Ora sì che ragioniamo. La sorgente eterna dei non morti sarà nelle nostre mani ossute, in men che non si dica. Beh, le mie almeno sono ossute, scheletriche già. Ecco la cittadella spettrale dove la sorgente eterna dei non morti riposa in pace. Ok, vediamo se me lo ricordo. Ah.
Prima cosa entri nel castello dalla porta principale, poi... ti fai strada combattendo fino a quel passaggio laggiù. A questo punto, se giochi bene le tue carte, troverai la sorgente eterna dei non morti. Facile! Lascia, ti apro io la porta. E non preoccuparti, io sarò dietro di te. E per dietro intendo proprio qui. Buona fortuna! Gli Skylander dell'elemento acqua sono più forti in questa zona. Quando gli Skylander attraversano un portale, normalmente appaiono lanciando un fiero grido di guerra. Anzi, ogni anno si tiene un grande concorso dove viene premiato il grido più forte, quello più spaventoso e quello che ti fa schizzare meglio il latte dal naso. Usa uno Skylander dell'aria per aprire questa porta. Usa uno Skylander dell'aria per aprire questa porta.
Usa uno Skylander dell'aria per aprire. Gli Skylander dell'elemento aria sono più forti in questa zona. Gli Skylander del momento acqua sono più forti in questa zona. Gli Skylander dell'elemento non morto sono più forti in questa zona. Yeah.
Skylander dell'elemento acqua sono più forti in questa zona. Gli Skylander dell'elemento non morto sono più forti in questa zona. Thank you.
Bene, bene. Pensavi che ti sarebbe bastato entrare qui dentro e prendere la sorgente eterna dei non morti, eh? Pensavi male. La tua ingerenza verrà punita adesso. Servo! Non lascerai comunque la terra dei non morti. Mai più! Io evoco il mio pietro incantesimo di distruzione! Sono altri dove ho preso quello. Che ne dici di un altro servo non morto per arrotondare? La mia spada è tua. Stai chiedendo perché rido, immagino. Perché so che non potrai mantenere questo ritmo. Presto commetterai un errore. E per te sarà la fine! E ora io, Chaos, prego col mio incantesimo di distruzione totale, particolarmente a pietà! Sto ancora ridendo. Ah, vedi? Rido ancora. Ora affronterai un servo non morto ancora più potente. Attacca! Vieni sul lato oscuro.
orribile. Tu sei un niente, un boscerino, un verme, un guastafeste. E stai per diventare un ex guastafeste, perché non potrai mai resistere all'assalto di tutti e tre i miei servi insieme. Attaccate! Qui alla mia spada. Le tenebre avvolgono Skylands, o padrone dei portali. Ma tu porti la sorgente eterna dei non morti per aggiungere il suo potere al cuore di Uge. Wow! Sono l'unico che non sapeva di questa cosa. Cioè, dico sul serio, qui c'è un treno. Hai detto che c'è un treno? È proprio dietro di te. Oh, questo spiega i binari. Oh, non capisco come ho fatto a non vederlo prima. Oh, non dipenderà certo dal fatto che è cieco come una talpa, no? Proprio così. Boom! Ehi, ci sento benissimo, sai? Ascolta, stavamo scavando alla ricerca del crogiolo delle ere, quando a un tratto c'è stato un terribile crollo. Aspetta! Tu sai dov'è il crogiolo? È uno dei pezzi mancanti della grande macchina. È l'unica reliquia al mondo in grado di contenere il potere della sorgente eterna del fuoco! Lo so, per questo lo stavamo cercando. Aspetta, ma che dico? Non c'è tempo per le spiegazioni. La grotta! Ci sono delle talpe intrappolate laggiù! Ho fatto appena in tempo a fuggire quando il crollo ha sigillato l'entrata. Skylander, se apriamo un varco attraverso i detriti, forse riuscirai a recuperare il crogiolo. Quale parte di talpe intrappolate laggiù non hai capito? Ci servirà qualcosa per far saltare in aria i detriti che bloccano la grotta. Poi potremo prendere il crogiolo e salvare le talpe. Finalmente! Ah!
Usa la bomba sull'ingresso sigillato! Uomo squalo, non dimentichi qualcosa, tipo l'oceano. Sbaglio o ci siamo già incontrati prima? Ah!
parla con Dix vicino al treno a vapore. Ai Molekin serve aiuto. Non è che hai visto qualche bomba in giro, per caso? Cos'era quel rumore? Un altro crollo? Oh no! Vuoi scendere nelle miniere adesso? Certo! Non è che la vita di qualcuno dipenda da te o roba del genere. Puoi scendere nelle... Ok, andiamo! Ma prima qualcuno può spiegarmi perché stiamo prendendo un treno? Cosa da dove salti fuori tu? Uno Skylander! Deve averti mandato lo stesso padrone dei portali che ha salvato la nostra città. Purtroppo abbiamo bisogno di nuovo del tuo aiuto. Stavamo scavando, cioè i Molekin stavano scavando e io dirigevo i lavori. Abbiamo trovato una reliquia antica, il crogiolo delle ere. Poi non so bene come sia successo, qualcosa ha provocato un crollo. I minatori sono tutti intrappolati. Devi portarli in salvo. Usa il piccone per rompere le rocce lesionate. È una questione di fisica. Dell'elemento terra sono più forti in questa zona. Usa uno Skylander della tecnologia per aprire questa porta. Gli Skylander dell'elemento tecnologia sono più forti in questa zona.
Gli Skylander dell'elemento terra sono più forti in questa zona. Gli Skylander dell'elemento terra sono più forti in questa zona. Il cuore di luce fu creato dagli antichi benevolenti, scomparsi da 1000 anni. La loro grande macchina riempiva i cieli di luce e teneva a bada il buio, almeno finché non venne distrutta da quel pazzo di Caos. E ora il buio può diffondersi liberamente. Thank you.
Ce l'hai fatta! Hai salvato i minatori! Verrei volentieri a stringerti la mano, ma mi sono ferito la gamba mentre ero laggiù e ora non posso camminare! Oh, ho un dolore così forte che non riesco a camminare! Potresti farmi uscire tu spingendo il carrello da miniera? Aspetta, e il dolore mi ha annebbiato il cervello e stavo per scordarmene! Ho trovato il crogiolo delle ere! Lo terrò io, tu spingi il carrello! Quei cristalli zoo ci vorranno delle bombe. Gli Skylander dell'elemento acqua sono più forti in questa zona. Let's go.
Hai salvato tutti e io ho delle ottime notizie. Tutta questa attività sismica ha aperto una nuova galleria laggiù e ci sono nuovi binari che arrivano ancora più in basso. Ehi, andiamo? Sto soffrendo le pene dell'inferno. Prendi quel crogiolo e usciamo di qui. Il crogiolo delle ere, costruito per resistere al terribile potere di mille soli ardenti. Glamshanks! Sì, Lord Chaos. Perché quei dannati Skylander, oh, e quell'impostore di un padrone dei portali, devono smetterla di interferire con i miei piani per diventare imperatore di Skylands! Ma tu, Glamshanks, tu puoi fermarli! Io? Vedi, le cose stanno andando molto male per lui. Ma avevi detto che il buio stava crescendo, che non importava cosa facessero, avevi detto... Non importa che ho detto! Ascolta, Glamshanks, basterà impedirgli di procurarsi una soltanto delle sorgenti eterne e sarà tutto finito. Ed è qui che entri in scena tu, amico mio. Non devi far altro che scendere nel sottosuolo, aggirare i letali guardiani di lava e resistere al calore rovente di un vulcano in fiamme per sabotare i binari del treno della miniera. Nel frattempo io mi metterò alla ricerca della sorgente eterna del fuoco. Capisci? C'è più di un modo per deragliare i loro piani. Ah, ti prego, non dirmi che volevi fare una battuta. Oh sì, invece. Il cuore di luce è quasi completo, ma non abbiamo ancora finito. Le grotte scendono fino a profondità notevoli. Questi binari ti porteranno ai laghi di lava, dove troverai la sorgente eterna del fuoco. Sembra pericoloso. Lo è. Laggiù vivono solo le creature degli abissi. Beh, almeno lì farà caldo. E poi guarda la mia gamba, va molto meglio. Metterò in moto il treno. Vuoi partire subito? Oh, il tempo passa, il mondo sta per finire e tutto il resto. Forse è meglio sbrigarsi.